Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di ItalyGamer69. Eccoci con la seconda puntata, con un'altra puntata di Electrician Simulator. Siamo elettricisti provetti, stiamo avviando la nostra attività. Il nostro padre ci ha lasciato questo in eredità in uno scantinato, quindi stiamo cercando di fare qualche corso per riuscire a imparare il mestiere e poi nel frattempo stiamo anche facendo qualche lavoretto in giro per cercare di mantenerci. Ricordo che queste cose qui a casa non fatele assolutamente, perché con l'elettricità non si scherza e quindi c'è veramente un grosso pericolo, quindi non fatele a casa queste cose. Mi dissocio e tolgo tutte le responsabilità, perché bisogna essere qualificati per fare certe cose e quindi assolutamente non vanno fatte. E l'altra volta eravamo sul computer con Nuru Temitope. Buongiorno, sono nuovo in questa città, non ho ancora avuto il modo di disfare le valigie, ma c'è già qualcosa che mi preoccupa. Nella mia nuova casa ci sono molte prese di corrente, ma molte non funzionano. Non posso guardare la TV e non posso accendere la lampada in camera da letto. Credo di aver capito perché questa casa era così economica. Quindi c'è da fare da controllare la presa accanto al supporto TV e controllare la doppia presa in camera da letto. Ci sono anche delle foto. Vabbè, quindi accettiamo il lavoro. Articoli suggeriti, nulla, perché ce lo abbiamo già sto cacciavite qua, quindi direi che possiamo appropinguarci al lavoro. E chiaramente ragazzi, prima di andare avanti vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale. Per voi è un gesto assolutamente gratuito, un click che non comporta nessun impegno, nessun tipo di altra cosa, diciamo così, oneroso chissà quanto, ma che a me aiuta tantissimo. Mi supportate in questa serie e magari mi aiutate anche a crescere, e poi lasciare anche un bel mi piace al video, che è sempre piacevole e soprattutto fa sempre piacere. Ok, possiamo partire, andiamo al lavoro. Ecco la casa della signorina. Allora, cosa ci dice? Controllare la presa accanto al supporto TV, quindi è questa. Però chiaramente ragazzi, prima di qualsiasi cosa si stacca sempre corrente. Guarda che ce n'è uno già staccato lì, vabbè. Comunque, controlliamo la presa. Magari c'era solo... Allora, rimuoviamo il coperchio. Vite. No, questa è proprio staccata, infatti. È proprio staccata questa, ragazzi, quindi... Non l'hanno collegata per fare economia. Colleghiamo tutto, richiudiamo, così la signorina è contenta e può vedere la televisione, la Maria De Filippi e le sue serie preferite, che ne so, non so cosa guarda, però. Poi controllare se la presa funziona, vabbè, quello lo facciamo alla fine. Poi controllare la doppia presa in camera da letto, il controllo, perché altrimenti dovrei staccare e attaccare corrente 20 volte sinceramente. Doppia presa in camera da letto, questa è una presa singola, eccola qua, butta a terra, doppia presa è questa. Smontiamo e vediamo cosa c'è che non va. Anche questa è attaccata, ma porca miseria, ma chi è che ha fatto sto lavoro qua? Fenomeno quello che ha fatto sto lavoro qua. Il blu io lo metto di qua, no? Tanto per cambiare, non capirò mai, comunque vabbè. Il rosso di qua e ricolleghiamo. Placca, viti, ok,
Vabbè, quindi adesso dobbiamo solo controllare se la presa funziona praticamente. Quindi possiamo ridare corrente e fare i nostri test. Scusate ragazzi, mali di stagione. Allora, questa la possiamo collegare qua e questa funziona. Quella della camera idem. Mi chiedo dove è andato a finire sto cavo. C'hanno dei cavi lunghissimi qua, eh. Ottimo. Beh, lavoretto direi abbastanza semplice. Torniamo in ufficio. Vediamo se riusciamo a guadagnare un po' di soldi, ragazzi. Qua dobbiamo... siamo un po' nelle spese, direi che... $150, dai. Sei salito di livello, Altra scuola di elettricità. Allora, questo vuole che gli ripariamo il controller da gioco. Ma no, vuole che si sposta, le dita non aderiscono alle manopole, il controller non vibra. Ma sì, dai, facciamoci... È un gamer, che fai? Non lo aiuti, un collega, diciamo così, PS4, sì. Play it. Come si smonta? Ok, ci sono delle viti qua. Questa è arrugginita. Ti cavi che... No, io smonto tutto, signori, poi... lo so che ci vuole il... Forse bisogna smontarlo da davanti. No, di qua non mi fa togliere niente, quindi devo... Quindi devo togliere prima questo. Questa non capisco la parte davanti, ok. Questo è un po' più complicato da smontare, devo dire che ho fatto un lavoro un po' più rognoso. Batteria, qua c'è questo qui. Dov'è collegato, scusate? Ma non l'ho smontato ancora tutto, però. Non mi fa smontare questo qui. Ah, mi serve un cacciavite, ok. Sì, dai, acquistiamo questo qua, quindi devo dissaldarlo. Addirittura, madonna. Che roba seria, eh? Ok, quindi lo smontaggio è completo. Adesso vediamo se... Questo è rotto. Questo è rotto. Dobbiamo ispezionare tutti i componenti per vedere. Cosa mi manca? Non ho capito. Tieni premuto per accedere. Projectjesk Multimedial. Cos'è questo? Io sto acquistando roba, signora, che no.
Non è questo. Non ho capito. Non ho capito, francamente, cosa devo fare. E qua c'abbiamo qualcosa che non quadra, signori. Ragazzi, abbiate pazienza, ma mi dava quella scritta in slovacco lì, che, ma porca miseria, cioè. Questa è rotta, abbiamo capito che è rotto, dai. Stavo pensando, ma possiamo cambiarla questo qua? Ma non ho comprato il soldatore, sì. Ragazzi, oggi è un po' così, abbiate pazienza, ma... capisco perché il circuito stampato me lo dà come rotto, se... Questo è buono. Questo è rotto. Allora, cominciamo a comprare... Il circuito stampato mi dà tutto il circuito. No, anche questo che si può cambiare. Allora, voglio fare, proviamo a vedere se riusciamo a minimizzare. Questo è buono. Questo è buono, 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 sconosciuto. Vediamo un po'. Buono, buono, è buono. Quindi è solo quello. Però me lo dà sempre il circuito stampato rotto. Ah, ok, perché chiaramente non... Cioè, giusto, giusto. No, no, è giusto, giusto. Ci sta. Acquistiamo anche questo, andiamo a saldarlo. Ok, adesso possiamo provarlo, direi. Perché non me lo... Circuito stampato dovrebbe essere a posto adesso. Scusate ragazzi, ma devo capire anche... Me lo dà ancora. Ma perché? Perché me lo dai sconosciuto se è buono? C'è ancora qualche pezzo da... Eppure ho provato tutto, ragazzi. Ah, eccolo. Caspita. Ok, adesso ci siamo. Mi mancava quel connettorino lì. Ok, direi che possiamo rimontare, perché sì. Questo è abbastanza tosto, da fare, diciamo così. Cos'è questo qua? Sì. Batteria. La parte sopra. I tasti. Adesso credo che manca la parte dietro, i due.
manca qualcosa che non so cosa. Che ti manca? Perché non me li dai? Lo sai tu. Collegare i connettori, ne manca uno. No, questi vanno collegati. Signori, sto avendo qualche difficoltà, io i controller li ho mai smontati, quindi... Ecco, vedi, proprio quello. Ok, adesso i due vibratori, che detto così, vabbè. Le viti. Direi che ho avuto qualche problema lì, vabbè. Direi che si può provare. Vibra, vibra. $354, dai, vabbè. Direi che... Allora, ci abbiamo un altro corso da fare, ragazzi. Io farei questo qua. Allora, è il momento di fare qualcosa di assolutamente stupefacente. Anche se gli altri insegnanti mi proibiscono di usare questo linguaggio. È ora di collegare gli elementi separati dell'impianto, come l'interruttore e la lampada. O semplicemente due lampade diverse. In questo modo è possibile portare l'energia elettrica ovunque si voglia. Guarda com'è facile. Ok. Andiamo a vedere. Cablaggio nelle pareti. E questo già comincia a essere un po' più complesso adesso, È arrivato il momento di fare qualcosa di assolutamente stupefacente. Vabbè, anche gli altri... Ok, questo qua l'abbiamo letto prima. Seleziona posizionamento cavi dal menu radiale e prova a collegare uno dei fusibili all'interruttore sulla parete accanto a te. Nota le icone piccole, Assicurati di collegare due icone con la corrente, diciamo così, quindi verifica se funzionano premendo. Vediamo un po'. Ricorda, ogni volta che si lavora con impianti LED si spegne prima il fusibile. Seleziona rilevamento cavi dal menu radiale per verificare la presenza di cavi precedentemente installati. Controlla il flusso di corrente quando il fusibile è acceso. È possibile vedere l'icona accanto all'interruttore quando si inizia a posizionare un cavo. Ah, ok. In quel punto l'icona della lampadina cambierà in interruttore. Basta collegare questi due punti. Prova a collegare i cavi in modi diversi e sperimentare. Questo post è fatto per il divertimento e per l'educazione, naturalmente. Allora, e quindi cosa devo fare? Ok. Fissare gli interruttori. Allora ragazzi, dopo qualche peripezia sono riuscito a capire come collegarlo. Non poche difficoltà. Allora, giusto per ripeterlo per chiunque si trovasse qua. Allora, andate prima sul banco, prendete il cavo, il cacciavite, poi dovete collegare praticamente l'icona del fulmine, dell'elettricità, va collegata dove c'è la sua icona corrispondente, quindi non potete mai collegare, almeno da quello che ho capito, un'icona con il fulmine con un'icona della lampadina. Per cui dobbiamo fare accendere praticamente quattro lampadine, che sono le quattro in alto qua, con quattro interruttori che sono in basso.
Quindi i quattro interruttori vanno alimentati tutti e quattro, infatti ci dice di alimentare i quattro interruttori. Quindi dalla parte bassa, diciamo così, dell'interruttore tirate il cavo e lo portate su uno di questi qua nel pannello principale e lo agganciate lì. Per ogni interruttore va ripetuto, infatti vedete il percorso che ho fatto io per ogni singolo interruttore. Poi dalla parte superiore di un interruttore andate su e andate verso la lampadina e questo qua è il collegamento praticamente. Poi ogni interruttore va collegato, va aperto all'interno e collegato come abbiamo visto nell'episodio successivo. Alla fine proviamo il tutto, io l'ho già fatto, quindi si dà il generale, si tirano su gli interruttori collegati e si vede il passaggio della corrente e si può accendere e spegnere la lampadina praticamente, vedete? No, beh, più che altro era capire il meccanismo, perché cioè io non capivo che potessi collegare, vedi, la lampadina va collegata con la lampadina, quindi cioè, però chiaramente. E questo è quanto. Quindi possiamo uscire, siamo riusciti a prendere questo diploma, finalmente. non è facile però, devo dire che non è facilissimo questa parte qua, almeno da capire il meccanismo, che poi nella realtà è più facile di quanto, però nel gioco bisogna interpretare anche il, cioè la lampadina in mano, eh. Ok, ho due per aggiustare delle cose e questo non so cosa c'ha questo qua. Proviamo a fare... Allora, pronto, pronto, ciao. Non riesco a sentire nulla, probabilmente perché è un messaggio di posta elettronica. Le mie cuffie sono state schiacciate da un'auto. Cosa? Sì, la mia auto, ma non è questo il punto. Il punto è che non riesco a sentire nulla nella cuffia destra, o forse la sinistra. Difficile dirlo. Dipende da come le metto in testa. Per favore, aiutami perché non riesco a sentire nulla. Va bene. Ok, proviamo a vedere queste cuffie qua. Andiamo a vedere le cuffie del tizio. Allora, cominciamo a smontarle chiaramente. Vanno smontate comunque tutte perché... che non puoi, vabbè. Non si può. Questi erano dei soldati. Togliamo le viti. Vabbè, abbiamo smontate tutte praticamente, ok. Allora, vediamo il microfono. È buono. Cosa abbiamo? Altoparlante, secondo me è lì il problema. Infatti questo è rotto. Poi
Circuito stampato, ispezioniamo un po'. No, è buono, quindi. L'altro altoparlante è buono. Circuito stampato dall'altra è buono. E quindi c'è solo un altoparlante rotto. Vabbè. Allora, rimontiamo il tutto. Non riesco a metterlo, cioè a centrarlo, ragazzi. Poi muoversi, no, ecco, scusate, ci sono. Si è rotto il saldatore. Capito, ma 4 saldature si rompe, cioè. Vabbè, saldatore cinese, ragazzi, perché è un saldatore. Cosa mi manca? Mancano i due padiglioni. Ok, proviamo. Funziona. Sono salito di livello, reputazione 7. Allora, ieri sono andato nel mio garage e sono riuscito a vedere solo una luce rossa di emergenza. Suppongo che sia successo qualcosa con i fili che collegano gli interruttori della luce. Potresti per favore riparare il fulmine? E potresti rendere il mio garage meno noioso quando l'elettricità alla mia radio da... portando l'elettricità alla mia radio preferita, cambiare la lampadina rossa con una bianca e riparare la radio. Va bene, andiamo a vedere questo qua. Aspetta, cosa mi serve? Cavo ce l'ho, no, posseduto 0, quindi devo comprarlo. Lampadina G13 bianco. Non è quella che avevo, scusate. Non è quella che avevo nel... è così. Infatti, ce l'ho. Ce l'avevo. Ok, quindi mi serve solo il cavo. Sì, bene. Posso andare. Ho tutto, non temo nulla. Qua non si vede una cippa lippa, signori, io ve lo dico. Però si vede la corrente che passa. Questo si può spostare. Ok, lo togliamo. Qua non esce... no, esce, però non va da là, c'è un interruttore che... ok, adesso va anche nell'interruttore. Collega la presa di corrente all'alimentazione. Dov'è la presa? Scusa, questa qua. C'è un posto libero. Ok, allora mi serve il cavo. È qua.
Stavo capendo dove era meglio passare. Forse è meglio passare nel soffitto, ragazzi. Direi di sì. Sì, vabbè, ma se io spengo tutto qua non si vede niente. Ma non... ma come cacchio si fa? Cioè, scusate. C'è qualcosa? Allora, riproviamo. Ok, quindi questo è giù, per cui corrente non la prendo. Adesso colleghiamo la presa. Dovremmo esserci. Vediamo se tirando su. Ok. Accendiamo la radio. Quindi mi manca la lampadina rossa con quella bianca. Allora, no. Ma come? Scusate, ma dov'è la lampadina rossa? Signore, voi vedete una lampadina bianca? Riparare la radio. No, ma la radio è accesa. Non capisco qual è la lampadina.
Signori, c'è qualcosa che non capisco sinceramente, no? Questa, ma come faccio ad andare a cambiare? Non mi dà il modo per interagire, cioè. Non c'è neanche una scala. Signori, non lo so, sinceramente sono un po' confuso. Ecco, adesso non sono più confuso, signori. Io ho preso la scossa. Non è che è questa qui che... Ma no, questo è l'angolo tra i cavi, cioè. Mamma mia, ragazzi, cioè. Ma il problema è che non mi fa andare sul... Non mi fa andare sul... per cambiare la lampadina. Signori, non lo so. Io, francamente... Ragazzi, io cioè non so come fare a cambiare la lampadina. Cioè non posso, non c'è una scala, cioè non posso fare niente. Sarò rimbranato io, però ragazzi, io te la lascio così la lampadina, te la fai cambiare da qualcun altro. Abbi pazienza, ma con tutto il bene, ma ragazzi miei, non lo so, poi... lavoro completato, ma non l'ho completato. Non è andata benissimo qua, vabbè, comunque. Va bene ragazzi, io direi che per questo secondo episodio ci possiamo fermare qua. Prima di lasciarvi, come al solito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale. E lasciare un bel mi piace al video, per voi è un gesto assolutamente gratuito ma che a me aiuta tantissimo, mi supportate in questa serie e basta. Per il resto grazie per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti.